Ma la filosofia è davvero morta? Siamo davvero heideggerianamente al dominio della tecne? Alla scientizzazione della gnoseologia? No. Il video potrebbe anche finire qui. Si tratta di una verità oggettiva e non discutibile, come 2 più 2 uguale 4. La filosofia ha ancora oggi qualcosa da insegnarci e ne parliamo insieme al dottor Sadre, canale di filosofia attivo da anni qui sul tubo italiano. Benvenuti carissimi qui sul canale del dottor Sadrei e benvenuto, spero, benvenuto a me qui sul canale di Morte Bianca, che ringrazio tantissimo per l'invito. Cosa rimane della filosofia oggi, nel mondo di oggi, in un mondo sempre più parcellizzato, settorializzato nelle discipline di studio? Perché da che il filosofo era colui che sapeva tutto e si doveva occupare di tutto, in realtà sapeva tutto ciò che gli uomini sapevano, questa era l'ambizione per il filosofo, o che potevano sapere anche ai tempi dei greci, perché la filosofia non è altro che l'amore per il sapere, come la parola significa proprio etimologicamente. L'amore per il sapere come si dimostra? Si dimostra attraverso l'interessarsi per quanto riguarda ogni problema concernente il sapere umano, senza una particolare settorializzazione per quanto riguarda l'autore. Un grande esempio, ma ce ne sono tantissimi in Grecia, può essere quello di Aristotele, che scrive di ogni cosa, passa dal parlare della zoologia animale, come sarà il tardo Aristotele, mentre aveva anche scritto con grandissima risonanza in tutta Europa, venendo considerato il filosofo del periodo insieme al maestro Platone, ma una volta morto Platone sicuramente riconosciuto come massimo esponente, pur non essendo Aristotele ateniese. Aveva anche scritto la fisica, la metafisica, la politica, la sua etica, quindi Aristotele era un autore assolutamente a tutto tondo, ma così come lui moltissimi altri pensatori. Perché la filosofia in Grecia era molto spesso considerata come principalmente uno spunto per indirizzare la propria vita. La filosofia serviva a gestire la propria esistenza, indirizzare la propria esistenza verso una via, mi sembra di dire con abbastanza coerenza, razionale, il più razionale possibile, seguendo la propria razionalità, i propri calcoli, come direbbe Epicuro. La filosofia quindi era considerabile come un'applicazione delle nostre capacità di comprendere dei problemi che ci colpiscono nella vita di tutti i giorni, sviluppare quella capacità di gestire i problemi a altro, a qualcosa che non era il problema stesso, ma la situazione che compone il problema, lo stato delle cose che permette che il problema avvenga. E dunque la filosofia serve a considerare, ovviamente stiamo sempre parlando della filosofia per quanto riguarda la scuola greca, a considerare come si possa vivere nella maniera migliore per essere l'essere umano più razionale possibile per raggiungere lo scopo che io ritengo essere lo scopo più idoneo all'esistenza umana, che è quella che mi è stata data. Ora, ho sottolineato molto in questa piccola descrizione della filosofia greca come questo tipo di approccio fosse tipico della filosofia greca, perché se passiamo alla filosofia medievale, questo tipo di atteggiamento rimane, ma inizia già a essere settorializzato, perché è proprio nel Medioevo che nascono anche le università e a questo punto il sapere inizia a essere un qualche cosa che può essere diviso, e con la nascita dell'università iniziano a nascere anche i corsi di laurea. Quindi abbiamo l'università in legge a Bologna, la più antica del mondo, come ci piace sottolineare a noi figli anche dell'Alma Mater Studiorum, però l'altro corso di studi più importante aveva la sua capitale a Parigi, e sto ovviamente facendo riferimento al corso in teologia che probabilmente era il campo di studi più rilevante in epoca medievale, mentre invece la legge era probabilmente quello più economicamente consigliabile a coloro che potevano assaltare i campi di studi per l'utile piuttosto che per la liberazione intellettuale. Liberazione intellettuale che però aveva anche una forte componente economica. Va detto che in tutti i casi i dottori ai tempi prendevano molto più dei dottori, mi tocca dirlo in quanto dottore, che abbiamo oggi. Ora, questa situazione si radicalizza fino ai giorni nostri, dove non c'è più il corso di metafisica tra i più ambiti dai laureandi, ma ci sono tantissime specialità sempre più specifiche, sempre più monodirezionali e autonome rispetto alle altre, pur essendo all'interno di un grande campo di costruzione del sapere che è quello dell'ambito scientifico. Il ruolo della filosofia a questo punto, secondo me, deve essere quello di grande unificatore.
laddove le varie discipline di studio si stanno settorializzando, diventando, passando da un unico grande blocco a settori sempre più piccoli, sempre più puntuali, la filosofia deve essere quella retta in grado di unire i vari punti, in grado di unire i raggiungimenti di ciascun campo di studi in un unico grande e complesso e comprensivo disegno di quello che è il mondo che ci circonda. Se la filosofia si riuscisse a imporre in questo momento come elemento unificatore, a quel punto ottiene il vero senso della filosofia stessa, perché la filosofia è la madre di tutte le scienze. Non c'è una scienza specifica che non sia una filosofia. Fare filosofia significa cercare di comprendere il mondo per quello che è. Fare scienza significa cercare di comprendere il mondo per quello che è, seguendo determinati dettami. Quella è una scelta. La scienza sceglie di basarsi sugli esperimenti, sulla ripetibilità, credo sia corretto, di un avvenimento, di un evento, sulla possibilità di legare vari eventi all'interno di un'unica descrizione che è poi la legge. La filosofia è molto ampia, in certi sensi, va a toccare anche cose che non sono sperimentali. Ad esempio, appunto, nella metafisica si spinge in direzioni che non sono quelle della scienza. Ma questo non implica che la scienza sia una cosa distinta, perché la metafisica prevede determinati limiti filosofici, la scienza prevede altri limiti filosofici, autoimposti, proprio per rendere quel tipo di disciplina una cosa specifica. E ogni scienza particolare ha determinati e particolari limiti filosofici autoimposti. La filosofia dovrebbe essere quel corpo, scusate, mi sto infervorando un po' troppo, in grado di riunire tutti questi raggiungimenti in un unico discorso coerente sul mondo. Sarebbe molto bello se ci fosse qualcuno in grado di fare questo. Talvolta questa cosa avviene, talvolta questa cosa no, non avviene praticamente mai in un senso assoluto. Molti pochi filosofi riescono a fare questo tipo di cosa, e questo io credo sia molto valido sicuramente per quanto riguarda l'ambito prettamente della conoscenza, quindi sia quello accademico che quello della ricerca che anche quello scolastico, che è quello in cui di base mi ritrovo in questo momento come lavoro, perché il punto di vista filosofico è secondo me fondamentale per avere un approccio alla vita molto più sicuro, molto più insicuro, molto più pieno di dubbi. È più, come dire, si è più sicuri nell'essere insicuri quando si è fatto filosofia, quindi è più difficile incappare in delle grandi fregature quando ne hai già lette di tante, quando ti sei posto determinati tipi di costruzioni mentali proposte da altri autori. Succede spessissimo nel leggere un libro di qualcuno che ci si renda conto che prima di leggere quel libro si era una persona e dopo aver letto quell'opera si è un'altra persona, si guarda il mondo in modo diverso. Moltissime opere filosofiche hanno questo effetto, soprattutto l'hanno avuto, posso dirlo per esperienza personale, su di me, e vista la ripetitività della cosa posso anche dire di averne una prova quantomeno scientifica per quanto riguarda il soggetto Dr. Sedrei. Io con questo ti ringrazio morte, ringrazio molto voi per l'attenzione e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video o qui o sul canale del Dottor Sedrei. Ringrazio il Dottor Sedrei che ha effettivamente centrato il punto di come la filosofia ha man mano visto disgregarsi il suo dominio sulle altre discipline. Possiamo dire che il dominio era all'apice proprio all'inizio con la figura dello sciamano. Lo sciamano nelle comunità primitive di umani, cacciatori e raccoglitori poco più che cavernicoli, era infatti una figura universale. Egli era anzitutto il medico. Il medico era la figura centrale della società, in quanto decide chi vive, tramite il parto, e chi muore con le sue cure. Colui che deve studiare la salute dell'uomo, delle bestie, del clima, del destino, del mondo. Il medico era anche il filosofo ed era anche il prete, e per questi motivi è anche il leader. Lo sciamano era tutte le figure centrali, in cui vi era un potere temporale, spirituale, gnoseologico di tutti i campi del reale. Lo sciamano, per la sua anziana esperienza, era quello a cui si chiedeva di tutto, quello che raccontava le storie, era l'artista, colui che tramite i disegni evocava magiche maledizioni.
La prima prerogativa che il medico filosofo perde è proprio la politica. Con il nascere di gruppi sempre più grandi di umani, la nascita del concetto di Stato, regno e impero, diventa impossibile per un solo uomo essere politico e medico di tutti. Nasce una drammatica separazione tra il re e l'intellettuale, separazione che sarà assai pianta da Platone e dagli stoici, che a lungo reclameranno il ritorno del re filosofo, un ritorno che, come abbiamo visto, è un ritorno inconscio al passato primitivo umano. Comunque, in quest'epoca all'intellettuale restava un tuttofare, egli era sia artista, sia filosofo, sia esperto di tutte le arti. Se noi pensiamo ad Omero, ad esempio, o Esiodo, i loro erano sì testi letterari, ma anche mitologici. Non c'era questa distinzione così forte. Gli autori successivi si richiamano a loro come teologi, cioè dicevano: gli dèi funzionano così perché così scrive Omero, così scrive Esiodo. Possiamo in effetti dire che la differenza tra arte e filosofia era molto più sfumata tempo fa. Anche arte e filosofia, però, saranno destinate a frammentarsi, e già a partire da Talete abbiamo il primo e proprio filosofo propriamente detto, in cui è possibile intravedere una speculazione gnoseologica privi di caratteri confondibili con l'arte. Pur tuttavia, come già detto dal dottor Sadrai, il filosofo da Talete in poi resta di fatto un tuttologo per un bel po', si occupa di tutti i campi del sapere senza distinzione alcuna. È solo a partire da Aristotele che inizia una effettiva distinzione in vari campi che ben inteso sono ancora tutti della filosofia, eh? La metafisica è filosofia, la fisica è filosofia, l'etica è filosofia, tutto è ancora filosofia, però iniziano già ad esserci delle branche, dei frutti che presto si staccheranno dall'albero madre. Il primo distacco sarà quello della religione, che avverrà proprio in epoca medievale, quando tra una disputa degli universali e una disputa sulle investiture ci si inizia a chiedere cosa sia più importante tra ragione e fede. Un dilemma che i filosofi precedenti si erano posti poco e nulla in effetti. La soluzione tomistica del ragiono per credere, credo per ragionare dominerà a lungo, ma sarà poi sostituita dall'occamistico fede e ragione sono incompatibili. Dio agisce in modo arbitrario e imperscrutabile, e non ha senso ragionare di religione. Dall'occamismo nascerà poi la riforma protestante, che è interamente basata sul concetto di sola fide, di separazione totale e brutale tra ragione, ormai del tutto rifiutata, e fede, assoluta e individuale. È più o meno in questo periodo dunque che il teologo e il filosofo prendono strade, nella maggior parte dei casi, separate. Il filosofo resta però fondamentalmente un tuttologo per quanto riguarda i vari ambiti del sapere. È con il Rinascimento però che iniziano i semi del metodo scientifico in quella zona mediterranea. Infatti inizia a nascere l'idea che il mondo sia animato da alcune leggi proprie che possono essere predette e studiate. Questo fenomeno, che inizialmente è la magia e l'alchimia, quindi del tutto quanto è vivo e senziente, verrà successivamente oggettificato da Galileo con la nascita del vero e proprio metodo scientifico. L'idea che il mondo segua delle leggi matematiche e che facendo ipotesi ed esperimenti è possibile predire sempre più fenomeni man mano che passa il tempo. Nasce ora la scienza come disciplina che è effettivamente separata dalla filosofia. E sebbene la scienza inizialmente sia limitata unicamente a quella che oggi chiamiamo fisica classica, ossia movimenti di oggetti macroscopici e degli astri, lasciando tutto il resto al filosofo, poiché nessuno scienziato potrà mai sapere, dicevano i filosofi, cosa c'è dentro il legno, cosa c'è oltre le stelle, cosa c'è nel corpo umano, nella mente umana, come gestire lo Stato. Ma con il tempo sorgeranno scienziati che prenderanno questa o quella disciplina togliendola alla filosofia e ai suoi misteri speculativi e trovando un metodo anche per quella. E quindi vediamo Da Vinci, che è il padre dell'anatomia e quindi della medicina, e Boyle, che trasforma la magicheggiante alchimia in chimica scientifica. Con Burnet nasce la geologia e con Volta si studia l'elettromagnetismo. Newton scopre come funziona la luce. Sto andando in ordine del tutto casuale, come avrete capito. Adam Smith, nonostante i suoi numerosissimi errori, ha pure il merito di aver separato l'economia dalla filosofia. Per parlare di economia corretta bisognerà aspettare Marx. Darwin famosamente scopre come spiegare l'origine delle varie specie sulla Terra. Con Dalton, Compton e Mendeleev abbiamo la chimica che raggiunge il suo apogeo, comprendendo come funzionano gli atomi. Insomma, più tempo passa, più diventa chiaro che il filosofo è relegato a quegli ambiti in cui la scienza non ha ancora detto nulla, ossia, per ora, il senso della vita, che a sua volta include domande del tipo come è nato il mondo, chi siamo noi, cosa dobbiamo fare, cioè l'etica, il ruolo della conoscenza, il funzionamento dello spirito umano e cosa c'è oltre la vita, domande spesso coincidenti con quelle della teologia. La mente umana rimaneva una prerogativa della filosofia, come si è detto, ma con Brentano,
Husserl, Duchenne, Pavlov e infine Freud, nasce la neurologia e la psicologia, superando la frenologia e la craniologia pseudoscientifiche. E così anche l'ultimo grande aspetto del mondo viene meno alla filosofia. Con Weber anche la storia diventa una disciplina autonoma, la linguistica pure farà la stessa fine, culminando con Chomsky, e tutte le discipline che vi ho elencato fino ad ora hanno fatto tutte passi da giganti, tanto che ormai sappiamo spiegare egregiamente un sacco di cose: le origini della vita, il funzionamento del cervello umano, e abbiamo formulato la teoria del Big Bang. E non è un caso che ciclicamente la filosofia affronti delle vere e proprie crisi di identità quando una branca le viene strappata dalla scienza. Se ci fate caso, i periodi in cui la filosofia sembra più depressa sono quelli in cui la scienza fiorisce. E in filosofia si moltiplicano i pensatori che sostanzialmente decretano il sospetto, nulla si può sapere, lo scetticismo verso la scienza stessa, con un po' di odio e acredine, ed infine una sorta di pseudomorta della filosofia. Dunque, oggi cosa è rimasto della filosofia? Di tutte le branche che un tempo ne facevano parte, oggi soltanto l'etica, ossia sapere cosa è giusto e cosa no, la metafisica, ossia la descrizione del mondo al di là della scienza, branca condivisa con i teologi e branca che diversi filosofi reputano inutile, è da testare, e la gnoseologia, ossia sapere cosa possiamo sapere, che è in effetti il cuore di tutta la filosofia. Poi al filosofo restano alcuni margini di speculazione per quanto riguarda le frontiere neuroscientifiche, del tipo il problema mente-corpo, l'intelligenza artificiale, il libero arbitrio. Diciamoci la verità, al filosofo non resta altro, a parte forse la politica. Ora, c'è chi dice la filosofia è morta, ma questa frase non è solo priva di senso, ma anche, come già Aristotele aveva infallibilmente detto, contraddittoria. Perché per dire che la filosofia è inutile bisogna fare filosofia, rendendo necessaria la filosofia già solo per questa frase. Ma, come dicevo, non ha proprio senso, poiché, come abbiamo inteso, se il metodo scientifico è nato è grazie alla filosofia. Tutti gli scienziati, nei loro vari campi, sono figli di Galileo, ma Galileo era sia scienziato sia filosofo. In quanto scienziato seguiva il metodo scientifico applicandolo al mondo, in quanto filosofo ha creato il metodo scientifico. Non poteva la scienza creare il metodo scientifico, in quanto il metodo scientifico è per definizione non falsificabile. Non puoi calcolare che il metodo scientifico è giusto, non puoi sperimentare che sia meglio il metodo scientifico rispetto al metodo, che ne so, religioso per studiare la chimica. E non è neanche linguistica, perché qua bisogna decidere cosa funziona, diventa deontologica, cosa che la linguistica per definizione non è mai. È una speculazione filosofica. E dunque la filosofia vediamo che ha già un ruolo già mirabilmente argomentato dal dottor Sadrai, ossia quello di riordinare le altre materie, dare un fondamento filosofico alle altre discipline. Tutte le scienze devono indagare la realtà empirica. E chi crea e ordina il metodo scientifico alla base di tutte le scienze? La filosofia. Chi è che può stabilire quando c'è il dubbio, cosa è scienza, tipo la psicologia, e cosa no, tipo l'omeopatia? La filosofia. La matematica segue il metodo logico-deduttivo, partendo da assiomi. E chi è che ordina e formula il metodo logico-deduttivo? Chi è che si interroga sui fondamenti della matematica stessa? La filosofia. Cosa può, per chi è credente, fornire quell'equilibrio tra ragione e fede, senza il quale si scade nei fondamentalismi, atei o religiosi parimenti? La filosofia. La filosofia dunque ha il compito di costruire e ordinare la libreria che è il sapere umano, e le varie discipline, scientifiche e non, comprese le arti, attenzione, sono i libri che vanno messi dentro. In secondo luogo, ricollegandomi al primo punto, la filosofia ha il compito di collegare le varie discipline e favorire quei campi che sono per loro natura interdisciplinari. Ora, io argomenterò meglio questo punto in un altro video, ma l'eccessiva specializzazione delle discipline è stata un disastro per la specie umana. Questo senza scadere nell'estremo opposto, cioè un motivo per cui il filosofo antico che studiava tutto ha smesso di esistere. Ma siamo ormai giunti in un'epoca di tale glorificazione scetticheggiante dell'ignoranza e una tale esaltazione dell'iperspecializzazione iperaccademica che tuttologo è diventato un insulto. Da che era un complimento, rendiamoci conto, il mondo al contrario. Ci siamo dimenticati che tutte le più grandi menti della storia erano tutti polimati: Aristotele, Da Vinci, Franklin, Goethe, Tesla, Einstein, per citare solo i primi che mi vengono in mente. Ci siamo forse dimenticati che le grandi rivoluzioni scientifiche le hanno fatte chi aveva due campi di studio minimo. Pensiamo a Freud, a Galileo.
Bisogna tornare ad uno studio più interdisciplinare. O davvero arriveremo al punto in cui ci sarà la laurea del medico del secondo molare inferiore sinistro, mi raccomando, non confondiamoci con il destro, con le varie discipline che non comunicano tra di loro. Non sarà la fisica, la chimica, la biologia o le neuroscienze o la psicologia a dirci che cosa è il libero arbitrio. Devono essere tutte e cinque insieme a dircelo. Diciamoci la verità, è l'unico modo per studiare il libero arbitrio è essere interdisciplinari. Altrimenti avremo soltanto risposte parziali, che possono andare bene ad un gruppo di scienziati ma non all'altro gruppo. Idem per il problema mente-corpo. Se le discipline non comunicano tra di loro, l'orchestra diventa cacofonia. Ad esempio, come ben sapete, l'ambito in cui fuori da questo canale io mi occupo di più come filosofo è proprio la fenomenologia da conciliarsi alla neuropsichiatria. Se non facciamo questo, ha voglia che si moltiplicheranno i vari fisici che si mettono a dire stronzate in ambito filosofico, psicologico, economico, i vari psicologi che dicono stronzate in ambito, che ne so, economico o fisico e così via. In terzo luogo, la filosofia deve occuparsi del senso della vita, in cui non a caso ho dedicato un'intera saga per ora di 4 video, recuperateveli, si intitolano Il senso della vita, La soluzione alla brevità della vita, La migliore vita possibile e Come vivere senza rimpianti. In questi video parlo in modo appunto interdisciplinare, come bisognerebbe fare, del senso della vita e di qual è il modo migliore per vivere. Infine, non me ne vogliano gli scettici e i relativisti, la filosofia, oltre a fondere le altre discipline e fondare le altre discipline, deve anche fondare se stessa, fornendo una base oggettiva di tutto il sapere, una base autoevidente e consistente, una base per sua natura non solo logica, ma dialogica e fenomenologica. Insomma, come avete visto, le notizie sulla morte della filosofia sono state largamente esagerate. E il voler ridurre la filosofia a semplice riepilogo dei propri fallimenti speculativi o semplice stampella della scienza non è altro che voler far marcire la consapevolezza umana stessa medesima. Vi lascio il link del canale del dottor Sadrei in descrizione, tra l'altro uscirà una nostra collaborazione sul suo canale che riguarda i guru in filosofia. Vi lascio il link Amazon della Bagnano Fornero, manuale di filosofia, in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti a questo canale. E ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.